Ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Schifezze Inglesi. Siamo ancora qui a mangiare, yeah! Abbiamo patatine, cracker, degli ovetti dolci, i crumpets e beef jerky. Andiamo a assaggiare tutto quanto. Che dici? Che dici? Io ci sto sempre. Ragazzi, assaggiamo questi qui. Crumpets! Sono senza glutine, li mangio anch'io. Questi vanno scaldati. Quindi adesso vado a scaldarli. E nel frattempo questo è dietro le quinte. Grazie. Andiamo a scaldare i crumpets. Schermo verde, lampade. Vedete? Vedete i nostri trucchi del mestiere? Per scaldare i crumpets ci vorrebbe il tostapane. Noi non ce l'abbiamo e quindi in questo momento utilizzeremo la piastra di casa. Io no, non riesco a guardarli, oh mio Dio! No, sono pieni di buchi! Madonna, che roba! La bucofobia. Ha un nome, ma non mi ricordo come le spugne, gli alveari, tutte quelle cose lì. Tutte quelle cose... Io intanto mi diverto a raccontarle cose orribili. Dopo faccio i sogni in cui mi vedo ricoperta di buchi. Cioè, la cosa bella è che stiamo facendo un video in studio, ma siamo in cucina. Allora, i crumpets sono sostanzialmente delle focaccine, come dei pancake, ma molto più alti, non so se si vede, veramente spesso, vengono fatti in padella. Semplicemente quello, però l'impasto è senza sale e senza zucchero. I crumpets sono caldi? Nonostante la mia tripofobia, la paura dei buchi, oggi le assaggerò per la prima volta. Per me è un grande, grande... sforzo. Sì, non... cioè, il profumo è ottimo, sì, si presentano bene, ma la mia paura dei buchi... Mio Dio. Chiudi gli occhi. Sono anche gluten free, no? Questi sono gluten free, sì. Beh... per me promossi. Tripofobia a parte, sono buonissimi. Hanno anche un gusto un po' salato, salatino come... c'è il burro adesso. Buoni. Con un po' di marmellata sopra. Sì, veramente non pensavo. Grazie al Regno Unito di averci fatto assaggiare i crumpets. Adesso okay. Cosa andiamo a prendere? Io sono curiosa di assaggiare i cream egg. Dicono che sono ripieni, quindi non si può tagliarli, però magari... Qui sono una tonnellata. Sono pesanti, devono essere ripieni di crema, cream egg. Oh mio Dio. Ragazzi, che roba. Andiamo. Vediamo un morso, vediamo. Mmm. Wow. Buono. È buono? Sembra un uovo, veramente, è bianco e giallo. Bianco dentro. E giallo, c'è l'uovo nell'uovo. Sai cosa mi è venuto in mente? Questi sarebbero buoni sciolti sopra i crumpet di prima. Perché i crumpet, sì, sono buoni, non hanno un gusto deciso. Questo è molto zuccherino perché è veramente dolce. Penso, io non lo finisco. Tu l'hai finito? Io l'ho buttato giù. No, per me è veramente tanto dolce. È buono perché è veramente delizioso, ma è tanto tanto dolce. Cioè, forse è una cosa che ai bambini... manda su di giri, troppo dolce, ma anche per me è troppo. Cioè, è una crema di zucchero dentro, penso. E poi è cioccolato al latte. Non mi piace il cioccolato fondente. E dopo una cosa molto dolce passiamo a una cosa salata. Qui apro una parentesi perché io le ho prese queste qui, non era più le già mangiate? La assaggio. Sì? Sì. Ah,
E a me queste non sono piaciute. Io amo da morire, lo sapete, i gusti molto forti, ma in questo caso questa patatina qui non. Queste sono Walkers, salt and vinegar. Quindi sale e aceto. Allora, premettendo che se c'è una cosa che mi dà gli sforzi di vomito è l'aceto, vediamo come sono queste patatine. Quindi sapete adesso, aceto E e buchi. buchi sulle cose, quindi una spugna imbevuta d'aceto è il top per l'anno. Oh mio Dio. Prego Io le conosco e a me non piacciono. Adoro la concorrenza chiaramente delle kettle, e lo sapete, andate a vedervi i video. E mi piacciono tantissimo le Tireless, che non le ho mai portate nel canale, ma vedere anche sono uno speciale sulle quelle sono le mie Tireless. preferite. Sono forti, vero? No, non. Vabbè, faccio uno sforzo, non di Prendi volta. la piccola, così va bene. Cioè, non è che sono cattive. Pensavo peggio. Però a Cioè, me, dall'odore di francamente. aceto o ancora l'uovo di prima che copre. Ma non sono male, veramente. Ecco. Bene, Anna, abbiamo trovato le tue patatine Detto, no, dell'aceto. vabbè, detto da una, cioè detto da me, che l'aceto assolutamente non lo sopporto, No, non sono. Cioè, è non che. è pessima, diciamo. Non è, ecco, a me non piace perché preferisco qualcosa allora a questo punto di più forte, tipo le Tyre o le Kettle, che hanno un gusto molto più preciso. Prendiamone un'altra. Però queste qua sì. Sono acide, ma non è preponderante. Ecco, forse è quello che a me non piace. Non le Forse è trovo quello per così. cui io riesco a mandarle giù, essendo che cioè, l'aceto proprio Sì. io. E allora adesso assaggiamo anche l'altro. Le grab bag. Le prawn cocktail. Sì, cocktail di gamberi, fammi vedere. Ma io ragazzi, come si chiamano? Gag bag. Grab bag. L'odore si sente subito che sa di gambero. Sa di gamberi? Sa di Sembra sa di gambero. nuvole di gamberi È vero? cinesi. Quelle, le patatine quelle cinesi hanno un buon profumo. Non è Questa male. è una un po' più grande, Però sono tanto speziate, no? Il gusto non è quello di gamberi. È acido. Oh Per mio quello mi Dio. piacciono. È acidissimo. Eh sì, molto più di quella. E Ah. questi infatti mi Cioè, piacciono. io che amo i gamberi, non so, questo è proprio Non sa di non sa di gambero. gamberi e non mi Solo piace. il profumo sì. Pizzica, È acida. È veramente agra. Agra? pizzica sì. Acida. Pizzica subito sulla lingua e sul palato. Quelli puoi assaggiarli solo tu, mi dirai come Perché sono. no? Mini cheddars. Fai Mini vedere che sono carini. cheddars. Red Leicester. Sono dei crackerini al formaggio. Un buon profumo di formaggio. Devono essere buoni, vero? Buoni? Mi sa che li ho anche già mangiati in qualche festa, non Cioè, ricordo noi di dove. solito Ah, queste forse al cose. matrimonio che sono stati a Londra. Siamo Matrimonio. stati a Londra a un matrimonio da una nostra cara amica. E Ok. c'erano. Forse lì me li ricordo. Forse. Promossi, per me questi due non sono male. E adesso una cosa che posso mangiare anch'io. Beef jerky. È carne di manzo marinata in erbe e spezie, affumicata. Queste in particolare vengono dalla Scozia, dalle Highlands. Buona, ne resterà soltanto uno. I am Conor MacLeod of the Clan MacLeod. I was born in 1518 in the village of Glenfinnan on the shores of Loch Shiel. And I am immortal. Perfino. Di Oh, che affumicato. buono! Buonissimo! Buono. Buono? Non ho mai assaggiato carne dolce e piccante allo stesso momento. Caspita.
Infatti c'è zucchero. Quindi c'è, vabbè, la carne in sé che è marinata in zucchero, da qui la dolcezza, pomodoro, acqua, sale, aceto, succo di ananas. Ok. Soia, pepe, aglio, cipolla, peperoncino, origano e timo. Ma sono proprio buoni. Ha un buon gusto, eh. Bene, quindi. Ottimo. Buono. Beh, queste cose non penso che le prenderemo Non ancora, sarebbero una qualche scelta volta. di snack, forse i crumpets, assolutamente i crumpets a me sono piaciuti molto, tanto che erano senza glutine, li potevo mangiare, ma di tutto il resto secondo me questi è una buona alternativa, per esempio alle patatine, veramente buoni, non sta male. Tu invece, cosa hai preferito? Io devo. Anche a me i crumpets sono proprio piaciuti tanto. E anche a me, questi qua, perché tutto il resto, bene o male, sono le patatine, preferisco le kettle oppure le Altri Tireless, gusti. altri gusti. Questi sono buoni, non sono male, però non li trovo neanche speciali, così Sì, beh, francamente. come i Ritz, no? Ricordano un I po' Rizzi, quelli di Cook. esatto, cioè, come i Rizzi. I Ritz, no, i Rizzi. Ritz. Questa mi piace. E la carne, questa è interessante, una cosa che è un po' particolare. Eccoci, abbiamo finito. Grazie per essere stati con noi e averci mangiato. No, dai, ogni volta. Grazie per essere stati con noi e averci guardato mangiare anche oggi. Dovrebbe succedere? Non succede niente. No, io la tolgo, iscrivetevi al canale e sceratelo Scerate, se sempre più potete, gente, per favore, se e no non possiamo continuare a comprare tutte queste cose, costano, chiaramente se passate in Instagram e ci followate sapete cosa esce nei prossimi video. grazie, Ciao ragazzi, ciao. ciao ciao.